siamo molto molto soddisfatti. Una marea rosa che ha invaso San Vandemiano, le strade di San Vandemiano, le piste ciclabili di San Vandemiano, e quindi siamo molto molto soddisfatti. Tutte rigorosamente di sesso femminile. Neonate, bambine, ragazzine, ragazze, donne, mamme, nonne e persino gli amici, le amiche a quattro zampe, nel segno di un solo colore per l'ottava edizione della Corri in Rosa, promossa da Triveneto Run e Maratona di Treviso, con il contributo del comune di San Vendemiano, nell'incantevole pedemontana della Marca, dove è andata in scena la manifestazione che può già vantare alcune consorelle nella regione. Sempre e comunque per sostenere la forza della donna di fronte al più lacerante dei drammi, il tumore al seno, che oltre ad essere un'esperienza devastante e in taluni casi anche mortale, è la malattia che colpisce la parte del corpo simbolo di femminilità e maternità, perché proprio il seno è la prima fonte di nutrimento dell'individuo appena venuto al mondo. Lungo due percorsi di diversa lunghezza, 6,5 km e 13 km, dopo il riscaldamento con le istruttrici del Joy Club e la apripista a cura dei ciclisti del Velo Club, i triatleti di Silca Ultralight Vittorio Veneto e gli atleti in foot bike di Atl Etica San Vendemiano, nel corso di una splendida giornata della estate di San Martino, ben 2600 partecipanti, anche con parrucche e orecchie da conigliette, perché la seduzione è l'affascinante elemento femminile persino nella sofferenza, hanno festosamente attraversato le strade di San Vendemiano e Calpena, località del vicinissimo comune di Conegliano. L'iniziativa sta contribuendo a pagare il mammografo, già funzionante da tempo proprio all'ospedale coneglianese, per il servizio di screening dell'USL2 della Marca, comprato dall'associazione Fiorot, che ha consentito di effettuare finora ben 64.000 esami diagnostici. Straordinario il colpo d'occhio dell'Onda Rosa tra le splendide colline del Prosecco, e bello anche il sorridente duello tra le due protagoniste della manifestazione, entrambe di Conegliano, la madrina Alessandra Fior e Anna Maria, prima al traguardo, come già era successo nell'edizione precedente, ridotta in seguito alle restrizioni pandemiche. Duello seguito niente meno che dall'ex commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo, Davide Cassani, oggi commentatore televisivo. È come una corsa in bicicletta, è come una squadra, no? A volte c'è un tuo compagno che ha bisogno, a volte hai bisogno te, e unendo le forze si possono ottenere quei risultati che sono poi la base di questa vita. Ho scelto il percorso lungo ed è stato bellissimo, perché come immaginavo c'è questa nuvola rosa di solidarietà e potenza e passione per lo sport. È una gioia stare insieme a tante donne che fanno attività motoria, perché capiscono l'importanza dell'attività motoria, ma soprattutto per un grande scopo di fare un po' di beneficenza per contribuire alla ricerca sul cancro, contro i tumori del seno, e soprattutto per pagare questo mammografo che da anni ormai già sta lavorando all'ospedale di Conegliano. Noi lo facciamo per una nostra collega che partecipava sempre, adesso purtroppo non è più con noi, e lo facciamo per lei. Molto bene, bel percorso, bella gente, bella compagnia. Stupenda, è un paesaggio bellissimo, compagnia stupenda. Auguro a tutti di rifarlo il prossimo anno. È finita benissimo, bellissima giornata, siamo state anche abbastanza veloci, abbastanza. È stato bello vedere tante donne tutte insieme, è stato molto bello, sì, è stato emozionante.